Questo so che è il tuo cantante preferito. Addirittura. Il mio cantante preferito. Questo è un pezzo ultimo, cioè siamo veramente. Max Pezzali. Sì. Cioè, credo che è la prima volta che lo sento. Ma dai, io ti ho preso questa canzone perché si chiama Mezzo pieno, mezzo vuoto. E noi vogliamo capire se tu sei uno che il tuo bicchiere lo vede mezzo pieno, mezzo vuoto. Io lo vedo stracolmo, insomma. Positivissimo. Sì, ci mancherebbe. Cioè, va tutto bene. Ho una figlia che mi fa ridere dalla mattina alla sera, faccio una professione che mi diverte. Va bene così, speriamo che continui. Continuerò, sì. Ma se non avessi fatto il calciatore? Non lo so, non ho la minima idea. Vabbè, ho il DJ. Sì, ho il DJ o... Avresti un'enoteca? Esatto, oppure... non lo so. No, non ho la minima idea. Perché ho iniziato talmente presto che non ho avuto tempo di pensare altro. Questa qua forse l'avete svelata intervista, l'avete dalla De Rosa. Allora, perché? Perché questa è una canzone che piace molto a De Rosa, giusto? Sì. L'amicizia. No, è la sua canzone. Preferita. Sì. L'amicizia nel calcio esiste? Ma sì, sicuramente. È chiaro che facciamo una professione in cui ci viene chiesto di spostarci negli anni, di cambiare continuamente colleghi di lavoro, però con qualcuno sicuramente rimane un forte legame, un'amicizia che durerà al di là del calcio. Tipo? Tuoi amici che fanno la tua stessa professione? Costellini, sono amicissimo, con Gaetano, ho ex compagni con cui mi vedo regolarmente, che non giochiamo più assieme. Quindi, E altri? Vai, Pavan è come se fosse mio fratello, però ho giocato alla Sampdoria, c'ha questo difetto. E invece amici al di fuori del calcio? E invece ho i miei soliti amici d'infanzia con cui siamo cresciuti insieme, che uno vende delle creme per i centri estetici, uno lavora in una fabbrica e ci vediamo tutte le domeniche che vado a casa. E ti seguono anche perché vengono a vedere le partite? Sì, ogni tanto vengono a vedere le partite. Giusto? Sì. E poi tu hai anche una seconda professione perché i tuoi amici aspettano a sposarsi, a battezzare i figli. Ma perché tu, insomma, sei la star di quel giorno praticamente. No. Cioè, è normale che quando siamo delle amicizie così, se uno fa un evento importante per la propria vita, deve aspettare l'amico che finisca di giocare il campionato, quindi per essere sicuro della mia presenza devono aspettare la fine del campionato, quindi o si sposano, fanno i battesimi, o le cresime, o le comunioni, tutti a giugno. Quindi tu a fine campionato... Non posso andare in vacanza perché devo andare a fare le cerimonie. Ci riprovo ad andare avanti? Basta. Questa se non la sai veramente, mi cade un mito. Ancora. Sempre Gaetano ti ha data questa? No. No? Ed è come la prima volta. Questa è Mina, parole. Però sempre Gaetano, anche questa. Questa è la musica che mi tocca ascoltare in pullman, perché c'ho di fianco Gaetano, mi fa ascoltare questa musica anni 60. Senti, parole, perché tu di parole ne fai tante. Allora, innanzitutto parlo mai. Vogliamo capire cosa dice l'arbitro tutte le volte. Cerco di... Di essere diplomatico? No, cerco di far di tutto per aiutare il Genoa. Quindi se servono le chiacchiere, servono anche le chiacchiere e cercare di spostare la bilancia verso di noi. Quindi tu, perché tu, l'arbitro, secondo me... No, ma io ho un ottimo rapporto con tutti gli arbitri. Credo di aver preso pochissime munizioni per proteste. Però bisogna, insomma, cerco di parlargli e di cercare di sposare la causa del Genoa anche lui. Fa il diplomatico, no, no, ma non insulto mai. No, ci mancherebbe quello. Magari gesticolo un po' troppo, però. Vabbè, fa parte dell'essere, anche io gesticolo. Vedi? Però tu leggi anche tantissimo. Sì, tantissimo. Quello che posso, quello che riesco, insomma. Però è una cosa che mi piace, ma perché credo sia un altro oggetto di aggregazione, perché quando è bello, quando un amico ti passa un libro, ti dice leggi questo che è bello, o tu dici consigli un libro, credo sia una cosa. E l'ultimo libro che ti hanno passato che ti è piaciuto? L'eleganza del riccio, credo sia, vabbè, poi non è che me lo sono inventato io, è un capolavoro editoriale, me l'ha passato un mio amico, Stellini. Questo passaggio di libro è veramente molto carino. E invece i giornali leggi, quelli sportivi? Allora, da torinese doc leggo Tutto Sport e La Stampa tutte le mattine, perché Tutto Sport per noi di Torino è la Bibbia. Non si può fare colazione senza Tutto Sport. Lo trovi a Genova? Certo, me lo tengono anche. No, chiedo. Perché parla del Toro e quindi bisogna leggerlo.
E la stampa perché parla, è un'abitudine che ho da, che hanno tutti quelli che abitano a Torino. E le pagelle? Le pagelle le leggo come tutti, però non ci faccio caso perché credo che alla mia età, un minuto dopo che finisce la partita, sai se hai giocato bene o giocato male, non hai bisogno delle conferme del lunedì mattina. Andiamo avanti. Questa? Sì, vabbè, dai, se non sai questa, però mi pigli in giro. Questa è quella piccolina bionda, viva la papa col pomodoro. Bravo! Però non so come si chiama, cioè non mi viene in mente. Oddio, chi è? Aspetta, te lo dico io. Rita Pavone. Ah, Rita Pavone. Non lo sai te, vedi, devo saperlo io. Ascoltami, tu cucini bene o no? Ma se ci provo, ma credo che tutte le mie passioni siano legate al fatto che tutto quello che faccio lo faccio per stare insieme alle persone a cui voglio bene, alle persone con cui sto bene, passarci del tempo, quindi cucinare è per gli amici o per i familiari è una cosa che mi fa star bene perché faccio contenti loro. L'anno scorso ogni partita di Champions avevo 5-6 compagni a casa che facevano da cavie, poi ogni tanto andavamo a comprare la pizza a fine partita, però... pizza, salumi, sì, però hai un piatto forte. Ah no, è un piatto che mi piace, quindi provo a farlo in tutte le maniere, ogni tanto mi riesce anche bene. Qual è? Che è il risotto. Come? Non lo so, provo in tutte le maniere possibili e immaginabili. Quello che mi viene meglio non so qual è. Stello e De Rosa dicono salsiccia e Barolo, è quello che mi viene meglio. Dopo un torinese, esatto. Il vino e tanto in mezzo c'è. Andiamo avanti? È finita? Ah, meno male. L'ultima. Questa è la colonna sonora di un film. Non sento però. Aspetta che la alzo. Sei anche sordo. E forse se schiacci play funziona. Ma va! Evan McGregor e Nicole Kidman? Bravo! Non lo so, ci mancherebbe. No, non ne capisci. Ma è la colonna sonora sì, di che film? Del musical... Quando poi mi viene in mente tutto lo dico. Vabbè, insomma, di un film d'amore, Moulin Rouge. Ah, bravo, sì. Si fa suggerire. No, ma no, me lo sapevo benissimo. Ce l'hai sulla punta della lingua? No, mi viene a Chicago, non so perché. Film, tu vai anche al cinema, guardi DVD? Film come? Film di ogni genere, non mi piacciono troppo quelli che fanno piangere, perché non mi piacciono, perché secondo me, insomma, un film ti deve lasciare un'emozione, probabilmente... è meglio se te la lascia positiva, quindi quando uno va al cinema per piangere, secondo me, non va bene. Che se ne stia a casa? Ma sì, uno ci dà tanti problemi se va anche al cinema a piangere. Horror? No, mi piace tipo thriller, non so, uno dei film che mi è piaciuto di più è Mystic River, anche perché c'è uno dei miei attori preferiti, che è Sean Penn. Quel genere di film lì che ti attaccano alla sedia e puoi stare al cinema 3 ore senza che ti pesi. E film d'amore? Non particolarmente, cioè li guardo se ci sta a guardare, ma non è che mi fanno impazzire. Ma sei romantico? Non credo, credo di essere molto, molto orso, ma come carattere, sono timido di carattere, quindi probabilmente cerco di nascondermi dietro questa armatura da orso. Quindi niente romanticismo? Ma no, il giusto per farmi rientrare a casa. L'hai detto così, è brutto. No, è vero. Cioè, ormai, cioè, nel senso, la mia famiglia sta insieme da tanto tempo, quindi sanno come sono, mi accettano per come sono. E quindi tu ti nascondi anche dietro questo? No, assolutamente. Vabbè, a casa sono molto più espansivo. È finita? Ma speriamo. Ma mi baci alla fine? Assolutamente no. Non mi dai neanche un bacino? Ma no. È un orso, te lo vedo io. Grazie. Ah. Ma che caldo! Occhio! Però ti sta bene. Pronto? Perché... oh, guarda che cronologia mi vieni. Vai. La tecnologia non è andata, non so da cosa. Non riesco a usarla. Vado? Da 4 ore che vai. Ti prende pure in giro, capito? Non va! Secondo me se schiaccio quel pulsante lì va avanti. Quale?
bella questa. Il silenzio forse. Dai!